Umidi ancora. Allora. Siamo pronti a fare la pappa, a cuocere la pappa, quindi questa sera proviamo questa piastra che è un mio acquisto con il pressacarne e la proviamo con le bistecche che ci ha portato il mio papà di maialino. Quindi go! Marchetto manovra la carne. Non la lavi? La carne? Perché mia madre lava la carne, ma dicono che non va lavata la carne, ora quindi l'hai attaccata la ventola, amore? Quindi proviamo un po' questa griglia, questa piastra, chiamiamola un po' come vogliamo, è in ghisa, quindi non è antiaderente, tanto c'è, l'avete capito, non c'è teflon, cose del genere, la ghisa dovrebbe essere... C'è sfogliata forse? Vuole la carne bianca, ma fatta cuocere tanto, eh? No, ma se siamo di qua, faccia di là, no. La ghisa dovrebbe cuocere... Ciao. Non lo usi per questa carne? Vabbè, no. Carne bianca, ma fatta cuocere tanto. Lo molli lì? Lo molli lì? Si rimangono lì gli insegnetti? Grazie. Abbiamo fasciato tutto quello che potevamo.
Perché non le diamo anche un pochettino di bimbi? Ci vuoi delle patatine, amore? Ok, allora le vado a prendere. Tanto le puoi cuocere? Invitante la cosa! Presta, presta! Presta, presta! Ma perché presti solo la mia, scusami, di carne? Perché è un po' più alta. E la tua non la presti? Io l'ho prestata, ma... Guarda che deve essere cotta bene la carne bianca. Andiamo qua. Ah, ok. Ma è lisa, amore, non vedi come fanno la fine? Devo prendere i piatti? Ho fatto già un po' di... Prendi i piatti? Sì, va bene. Hai il bau, gli metto un po' di sottiletta e un po' di ciccia. Ecco, adesso ne prendiamo un po' per i cagnetti. Tanta, eh? Facciamo metà per uno quella, no? Mo? Sì. Facciamo metà per uno, no? Anche perché tutto il giorno che mangio da mia madre. Piccoli, perché mia mamma ti vede. Perché tanto quando lo vede non lo vede più. Muore? No, dai, poi sta male. Per favore. Dici che basta? Sì, poi magari ne andiamo dopo, non serve per sbloccarli. Metto un po' di sale io sopra, no? Se un pochettino olio. Sì. Ma basta i cani? Sì, adesso basta, poi li vediamo dopo. E adesso pappa! Ti vedi? Ma come l'hai lavata, amore, la teglia? Messa qua? Bene. Ma sai? Cattiglia. Ma era prima? Prima? Sì. E la fai tanto bruciapiata. Ma su questo video dici, ma cotta bene? Cotta bene non vuol dire bruciata. Ma confondi il cuoco. Hai trovato qua questa bottiglia? Se vuoi l'altra porto noia. Ora digerito un attimino e poi ve ne dà ancora un po' la mamma, va bene? Com'è, amore? Wow. Mi sembra anche più a misura quell'altra grossa la fa. A rosso? Thank you.
Lo mangio, vai fine. Ma io da portare un fine. Buono! Secondo te è meglio cotto o no? Eh? Se è meglio cotto un'altra volta? Ma questo è un po' di gustoso, no? Sono di cose, sì. La carne di maiale è un po' più gustosa. No, ma io ti dico, a livello di cottura non c'entra la gustosità. Aspetta. Io il grasso glielo do, eh? Un pezzo per uno, no? Non glielo taglio. Ciao. Bimbi, seduti, masticate, eh? Soprattutto. Mi lascio un pochettino di pietra? No, mi lascio il limone. Che mangio. Questo non lo pulisci te? Vuoi dire un po' di qua? No. Quanta maniera la pasta? Gli do un grissino che li asciuga. Un paperone. Dove è andato buio? Sembra una cottura più scema, quale altra segna. No, posso sbagliarmi.
aiuto. Seduto, va Bruno? Seduto. 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 Non sono stata questa. Sì, le patatine non so. Non ci vanno bene più. Eppure con il barbecue dovrebbero rilassare. No? Io sono morta. Poi il barbecue si rilasserà al maiale. Beh, a me in generale le patatine piacciono sempre più quelle normali o al formaggio. Ho capito, però ti piacciono. Sì, però non penso che sgrassano. Ma tu lo pensavo. Sì. Quindi, anche la bistecazza ce la siamo fatti. Beh, se no erano bastoncini Findus, eh. Forse il vino sgrassava. Sai che c'è? Mi farò un grappino. Un grappino sgrassa. Grappino sgrassa. E oggi, adesso sono 6 gradi, però stanotte erano 3, 3, 2. Secondo me fa più caldo, però mi sono messa ancora la doppia cosa. Perché poi se no, quando sono lì dalla televisione, manca abbiamo acceso il Grande Fratello, sto cercando di abituarmi, sto cercando di resistere. Lo so, ho cercato di resistere un po'. Sto cercando piano piano di non essere proprio. Comunque cosa che volevo dire? Che sto cercando. Di cosa? Di abituarmi al Grande Fratello, sì, ma non. Sono le serie sudcoreane, non voglio vedere. Cosa stavo dicendo? Ah, che poi quando vado sul divano Rocco mi frega la coperta e allora poi becco freddo, allora mi metto direttamente, cioè questi 2 giorni che fa freddo, doppia cosa, no? Sopra il pigiama, così che se Rocco mi frega la coperta non mangiarle tutte, le chiudo. Vuoi due anacardi? L'osso teniamo per Ugo? Lo vedo un po' in stagione. Sì, però mettilo lontano da loro, eh. Che non vorrei mai. Divanata. Ora devo cercare il telecomando. E attacchiamo il Grande Fratello. Oh. Ecco Rocco che arriva. Però mi vuoi fregare la copertina? No, se ne va di nuovo. Si vede che sente ancora l'odore della carne. Sì, amore. E Rocco?
Oh, adesso relax, qua i capelli sono ancora umidi. Ora relax, relax, relax. Comunque fatemi sapere voi, aspettate che abbasso perché sennò Comunque volevo dire, fatemi sapere voi, mentre ho sbadigliato, come e dove cuocete la carne solitamente, perché è una cosa che è, diciamo, una di quelle cose che attanaglia l'esistenza, nel senso, perché non, cioè, nel senso, sapete come, cioè, sono abituata con i miei che ogni volta c'è la scelta, il trovare, vieni Bru, la padella ideale, la è sul tavolo? Bruno! Bruno, scendi! Bruno, scendi! Scendi dal tavolo! Bruno! Bruno, scendi dal tavolo! Quindi vi stavo dicendo prima che vedevo il cane sul tavolo. Vieni Rocco, che te sei bravo, vieni amore. Che praticamente la scelta della padella, della griglia perfetta, insomma, cioè, allora, perché la carne può essere buonissima, però secondo me anche la cottura è fondamentale. Allora, e quando solitamente la cuociamo, diciamo, sul barbecue, ha un altro gusto, un altro sapore, e secondo me è inconfondibile e anche inimitabile quel gusto e quel sapore che regala la carne, comunque il carbone, la legna, insomma tutte queste cose qua, no? Quindi è un macello, cioè, nel senso, perché poi, cioè, io non vado, poi sono pigra, non vado, cioè, quando fa freddo eccetera, cioè, ad accendere il barbecue anche d'inverno, quindi alla fine è una cosa che si limita solamente alla primavera, sempre che raga il tempo, e se no nel periodo estivo. Però tutte le altre volte che mangi la carne ti rimane sempre un po' lì, perché non è cotta come è cotta sul barbecue, cioè, nel senso. E quindi, insomma, dispiace un pochino, quindi è per quello che si è alla ricerca sempre di una, magari di una padella che promette miracoli, di una griglia che promette miracoli, eccetera. I miei sono convinti di aver trovato questa padella miracolosa, che in realtà, non lo so, cioè, non che ci venga male, però non puoi neanche dire che ha lo stesso sapore comunque del barbecue, cioè è una padella dove viene buona comunque la cotta la carne, e ha tra l'altro un fondo spesso, nel senso che mantiene anche il calore quando la porti in tavola, cioè nel senso quelle manate lì, però insomma, cioè non ha, avete capito, non è la stessa cosa. Ora, cioè poi io, Bruno va là. E quindi niente, non lo so, io, cioè, tra le padelle che ho provato io non ce n'è una, cioè sono tutte poi alla fine tutte uguali, cioè, nel senso, avete capito. Ora questa griglia qua in ghisa, questa cosa qua in ghisa, boh, non lo so, questa sera mi sembrava buona, però ripeto, può essere anche la bistecca di papà del maiale, che magari era buona la bistecca, non c'entra niente la mia griglia. Non lo so, dovrei testarla ancora un po', perché appunto è proprio la prima sera che la provo, quindi non vi so dire, devo provarla un po' con altri tipi di carne, con altri tipi di cose, per vedere se appunto non è il caso appunto della bistecca di stasera, boh, vedremo. Comunque, insomma, fatemi sapere voi qualche consiglio, perché so che voi comunque siete molto brave in cucina e quindi magari mi sapete dire qualcosa in più, perché, cioè, io non amo in particolar modo la carne, cioè, o meglio, tra virgolette, amo la carne, la fiorentina quando appunto vado in Toscana, che appunto la cuociono ovviamente nel forno a legna, comunque mi piace la cottura a legna, la cottura a barbecue, e quindi è per quello, cioè mi piace la carne cotta in quella maniera, se no, cioè, avete capito, inizia a trovarci difettucci. Però questa sera onestamente l'ho mangiata volentieri, quindi la lavatrice ha finito,
Quindi niente, non lo so, fatemi sapere voi, che sicuramente mi date sempre degli ottimi consigli e mi fa piacere appunto ascoltarli e imparare da voi. Quindi niente, ora io mi dedico al Grande Fratello, alla copertina, alle coccole con i miei animaletti, se non sto dormendo, è sparito di nuovo da lì dove è andato, vado a cercare appunto i cani se mi fanno da coccola. Ma mi sa che con questo profumo di carne sono là, non si muovono da là. Comunque, perché sennò sarebbero già cozzati a me. Ma in questo momento mi sono resa conto che per i miei animali conta più la carne che le coccole della mamma. Quindi va bene, con questo sunto del discorso vado a cercare i cani e noi ci vediamo al prossimo video. La menta sgrassa, quindi candy cane alla menta.